Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Sara e oggi voglio creare un look completo con i ripescati di tutto questo anno 2020 e inizio 2021, perché sono prodotti che ho accantonato un pochino e quindi non li ho utilizzati più di tanto. E mi vedete con gli occhiali perché ho avuto l'idea di farvi vedere il look, quindi il look completo avendo indossato gli occhiali. Quindi andiamo subito ad iniziare. Il primo prodotto che andiamo ad utilizzare è questo primer occhi e labbra di Wycon. Ovviamente io vi indicherò tutti i prodotti che andrò ad utilizzare. Quindi andremo ad applicare, appunto, vedete questo primer è un po' colorato, quindi andrò proprio ad applicare una goccina perché ne esce un po' troppo, devo dire la verità, e lo vado appunto a stendere con un pennello che se lo trovo, eccolo qui, che mi piace tantissimo anche per applicare il correttore, e lo vado a utilizzare con questa palettina, la bronzer Bronze and Glow di I Love Revolution, e vado proprio a stendere su tutto l'occhio. Voglio farvi vedere solamente un occhio in modo da non, diciamo, come si dice, far diventare troppo lungo il video. Ecco qua, l'abbiamo steso e adesso andiamo subito ad utilizzare la Cocoa Blend, la palette che, come vi ho detto nel primo video delle palette, tutte le palette, il primo video che ho realizzato, di tutte le palette, che questa qui è una riscoperta perché non mi piaceva assolutamente. Poi, utilizzandola anche piacevolmente 2 giorni fa, l'ho riutilizzata e sono rimasta veramente sorpresa. Il look è rimasto proprio intatto, stupendo, dalla mattina alle 8:30 fino alla sera verso le 5:30-6, e vi parlo di questa meravigliosa palette. Eccola qui. La settimana scorsa ho utilizzato questo ombretto, se non sbaglio, sì, questo ombretto, e vi dico che è una cosa stupenda, soprattutto questo qui e questo qui. Vi faccio gli swatch così vi rendete conto. Ecco qua, vedete, sì, anche l'unghietta presumo si sia swatchata. Ed è questo colore qui e questo qui. Cioè, non so come faceva a non piacermi, sinceramente. È bellissima, quindi sono rispettivamente questo colore qui e questo qui. Ed è veramente una... Prendo il tovagliolino, ed è veramente una palette notevole, veramente notevole. Credo che si possa applicare anche il primer per glitter, soprattutto se si sta tutto il tempo fuori, magari tante ore fuori. Sì, il primer può andare. Adesso andiamo subito ad applicare gli ombretti. Anzi, possiamo, visto che non creano follato, possiamo iniziare a creare anche la base. Prima la base, non ce la farò mai, farò un discorso sistemato. Ecco. Adesso il prossimo prodotto che ho ripescato, è questo correttore, ma prima voglio utilizzare un po' di balsamo labbra, questo qui al cocco, che presto lo troverete anche nei prodotti terminati, perché sto raccogliendo i prodottini per fare il video dei prodotti terminati, perché ho utilizzato vari balsami di Hidrochè. Però li ho buttati alcuni, come anche i detergenti mani, che mi sono piaciuti molto. Andiamo subito con questo correttore di Hidrochè, che è nella colorazione R908 Beige Money, e mi piace molto, devo dire la verità, quindi lo voglio subito utilizzare. Io utilizzo lo specchietto in modo da vedermi più ravvicinata. Spero che si possa intravedere qualcosa, che la luce non sia troppo forte. Ecco qua. Lo vado poi a stendere sempre con questo pennellino, il famoso pennellino di un set, sempre di Hidrochè, scusatemi, di AliExpress. Perdonatemi, però non
Non so, dove, diciamo, chi è il rivenditore, perché li ho ottenuti da tantissimo, tantissimo tempo, veramente tanto, e non so precisamente dove si possa reperire, però ci sono veramente tantissimi kit, e vi faccio vedere. AliExpress, quindi veramente solo qualcuno proprio, che ci sono tre di puro bio che mi regalò il mio fidanzato, quindi non sono ovviamente di AliExpress. E anche, ad esempio, questo pennellotto, che all'inizio non riuscivo, questo è sempre di puro bio, non sapevo bene come utilizzarlo, e devo dire la verità che con il correttore, sì, vabbè, con il fondotinta mi sono trovata veramente, veramente bene, bellissimo. Adesso partiamo subito con il prossimo prodotto, che lo tenevo appunto qui. Ecco qui, è sempre l'Infallible L'Oreal 24 ore. Io ce l'ho sempre nella colorazione 22 beige éclat. Sì, infatti lo sento abbastanza leggerino, e lo vado ad applicare con questo pennello, che lo avete già visto, che è sempre il Siline, non so come si chiama, il numero 104, ed è proprio questa forma, proprio cicciottella bombata. Infatti ne ho acquistata anche un altro su AliExpress, al prezzo di 2,40 euro, una cosa del genere. Veramente, veramente sfiziosissimo, bello soprattutto. E quindi andiamo subito ad applicare. Io lo applico sempre così, come fosse una sorta di cuore. Infatti non riesce a scendere benissimo. Ok, ne vado giusto. Vabbè, facciamo un attimo prima, anzi, sì, vabbè, facciamo così, non è un problema. Un pochino così. E mi aiuto sempre con lo specchietto, e vado ad applicarlo su tutto il viso. Eccoci qui, base completata. Sono andata a incipriare quindi tutto con la Catrice, che era tantissimo che non la utilizzavo. Poi sono andata ad applicare un po' di contouring, quindi questo bronze. Sì, questo bronzo, dopo utilizziamo anche l'highlighter, questo bronzo, e l'ho applicato con questo pennello per contouring, il numero 12 di Puro Bio, che lo vado proprio ad applicare in questo modo, a creare proprio diciamo, quella piccola striscia che poi si va ovviamente a sfumare. E subito dopo sono andata ad utilizzare la matte bronzing di Essence, che ovviamente la voglio finire, ed è nella colorazione 02 Sunny. Ovviamente poi vi scrivo sempre tutto nell'info box, ma andiamo subito a cominciare, e voglio iniziare ad utilizzare questo beige, questo colore, con sempre questo bellissimo pennellino che ha perso una setolina, e vado proprio a dare una piccola sfumatura. Quindi lo vado ad applicare sotto l'arcata sopraccigliare. Fatemi sapere magari se sia troppo forte questa la luce, perché sono proprio davanti alla finestra, e approfitto con questa giornata, che diciamo sta sorgendo al termine, perché sono più o meno le 4:30, e vado adesso ad applicare questo bellissimo nocciola, questo colore qui. Lo vado ad applicare con questo pennellino della Docolor, se non sbaglio, sì, i pennellini della Docolor. Aspettate che voglio sempre utilizzare un pennellino per poterlo tenere sempre un po' davanti a me. Ecco qua, e vado sempre proprio nella parte dell'osso, qui, proprio, diciamo, sotto l'arco, sulla parte dell'occhio fissa, ecco, e lo vado proprio ad applicare in questo modo. Vi faccio vedere sempre un occhio, poi l'altro lo vado a realizzare off camera, in modo da non creare un video troppo troppo lungo. Andiamo a realizzare proprio un trucco molto semplice, quindi basico. Guardo da quest'altra parte, in modo che cerco di farvi vedere meglio possibile. Lo vado ad applicare un altro pochino, e poi subito dopo vado leggermente a dare una piccola sfumatura, sempre con questo
questo pennello, sempre di AliExpress, che come ho potuto capire vanno proprio ad imitare i pennelli della Makeup Forever. Poi vado ad applicare questo colorino qua più scuro, eccolo qua, che è molto molto bello, veramente molto bello, è proprio un color terra, e lo vado, inizio a picchiettare sempre con lo stesso pennello di DoColor nell'angolo esterno, e vado leggermente anche un pochino nell'angolo della parte interna dell'occhio, leggermente. Poi sempre dopo andiamo a sfumare, andiamo sempre un pochino a picchiettare, quindi vado sempre a prelevare un pochino, e poi vado subito dopo a picchiettare e vado a creare proprio la mia forma. Quindi andiamo subito a creare la mia formettina. Eccoci qui, e voglio far vedere come è stato ben sfumato, spero si possa vedere bene. E l'ho sfumato leggermente, ho applicato solo un pochettino, e poi sono andata leggermente a sfumare qui sopra e un pochino, sempre dando una sfumatura meno netta, quindi sopra la parte quindi dell'osso. Quindi sono andata leggermente a dare un po' questa forma un pochino allungata, che mi piace tanto. Ho notato che non sono polverosi questi ombretti, quindi non creano fallout, non c'è polverosità sul viso, per questo sono andata tranquilla ad applicare prima il fondo e poi gli occhi, perché di solito applico prima, realizzo prima gli ombretti, quindi realizzo prima il look occhi, vabbè, e poi tutta la base viso, soprattutto con gli ombretti di Anastasia è doveroso. Adesso voglio farvi vedere questo bellissimo colore, che secondo me è proprio il protagonista di questa palette, e vi faccio vedere la bellezza. Eccolo qua. E lo faccio proprio, lo vado ad applicare su tutta la parte mobile, ovviamente solo la prima parte, quindi vado un pochino così a creare, ecco qua, spero che si possa vedere in camera, vedo che sia molto molto più chiaro, spero che si possa vedere abbastanza bene, e ne vado a prelevare giusto un altro pochino per dare un pochino più di intensità, ed ecco qua, qui in camera si vede sempre un pochino più chiaro, ecco. Poi ovviamente cercherò di farvi qualche foto su Instagram, quindi venitemi a seguire, sono lunarossa-88. Vi lascio ovviamente il link giù nell'info box, magari se vi scappa il nome. Ecco qua, sono andata leggermente a ricreare questa sfumatura, vedete? Molto 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 carina, molto soft. Quindi non vado a creare qualcosa di troppo netto, mi piace qualcosa di più naturale. Oggi così mi va. Anche perché in camera, devo dire la verità, è più complicato cercare di far vedere un look, puntualmente non viene mai come ti piace, perché giustamente quando sei da sola ti metti precisa precisa, ci perdi il tempo, soprattutto ci perdo tempo, perché mi piace perderci tempo. E quindi, detto ciò, adesso vado ad applicare una matita, vado ad applicare questa matita della Kiko, che non so se la fanno più, è sempre una ripescata, è la numero 602, e la vado ad applicare sotto l'occhio. È una matita sul bronzo, ve la faccio vedere, cerco di farvi vedere un po' lo swatch, molto molto bella, ecco qua, spero si possa vedere, perché è un bronzo con dei riflessi glitterati. La vado ad applicare giusto per dare un pochino più di intensità, vado leggermente a crearmi un pochino la codina, ecco qua, e poi vado a sfumare con questo pennellino, che è un vecchio pennellino di Essence, veramente bellino, e lo vado proprio a sfumare. Dopodiché vado ad intensificare con questo colorino qua. Eccoci qui, ragazze,
Sono andata appunto a dare un po' di sfumatura, quindi con quell'ombretto marrone che vi ho fatto vedere, ad apportare appunto sempre verso l'esterno un po' con la codina e andrò a fare off camera l'eyeliner con questo eyeliner di Deborah, extra eyeliner extra, effetto vinile, quindi effetto brillante. Poi andrò ad applicare nell'interno dell'occhio questo ombrettino di Wycon che è nella colorazione 03. E questo ripescatino è il Feel Stronger di Yves Rocher, che ha un bellissimo scovolino. Eccolo qua, ve l'ho fatto vedere se non sbaglio anche un'altra volta. E mi sta piacendo, devo dire la verità. Realizzo entrambi gli occhi e poi vi ricapitolo tutti i prodotti che ho utilizzato. A tra poco. Eccoci qui ragazze, il look completato, che ve lo faccio vedere anche con gli occhiali. Vi faccio vedere il look. L'eyeliner applicato, la matita, il punto luce che vi facevo, che vi ho detto prima, il rossetto e vi faccio vedere i prodotti che ho utilizzato. Appunto come primer ho utilizzato questo della Wycon, la mia palettina, la Cocoa Blend. Poi ho utilizzato anche questo spray fissante, quindi questo della I Love Revolution che lo troverete presto nei prodotti finiti. Come brush vi volevo far vedere questo prodottino che già ve l'avevo mostrato, il Lovely Pills della Wycon e questo è il Love Blush, ovviamente non si vedrà nulla, la ciprietta, il matte bronzer della Essence e come illuminante sono andata ad applicare proprio questo colorino qua della palette I Love Revolution. La Bronze and Glow, questa qui. Ovviamente come mascara sono da utilizzare sempre il Feel Stronger, quello lì di Yves Rocher. E come rossetto e matita, il punto luce, questo come vi dicevo, quello della Wycon, che sarà abbastanza vecchiotto. Sulle labbra ho applicato questa matita, la Best Color, la numero 13, se vedo di lì 12-12. E questo rossettino è il numero 153 di Mario De Luigi Milano, che lo acquistai tanto tempo fa al mercato dove un signore vendeva tutti questi prodottini. E ho anche un rossetto color rosso che è bellissimo. E è un bullet, questo è proprio in bullet, vedete questo colore? Rispecchia proprio il colore in camera, proprio il colore del rossetto in sé. È veramente bello, sta calando anche un pochino la luce e mi piace tantissimo la combo, vi faccio vedere insieme. Mi piace molto come sono abbinati. Eccoli qui, questo è lo swatch della matita. Eccolo qua. E mi piace molto come diciamo sono uniti la combo di tutti e due i prodotti e questo è il look terminato, ho ricreato un look molto semplice, quindi veramente vedete se riuscite a vedere il mascara è veramente portentoso, però notate che è un pochino pochino secco perché effettivamente ne parlò anche Travis Gerle in un suo video che disse che ovviamente che questo mascara all'inizio gli era piaciuto e poi dopo non prendo la salviettina, non gli era piaciuto più perché si era un po' seccato. Effettivamente l'ho notato anche io, però voglio appunto tenerlo nei prodotti, nei ripescati perché voglio assolutamente portarlo a termine per poi poter acquistare qualche altro prodottino. Io spero tanto che questo video vi sia piaciuto perché è la mia primissima volta che realizzo un look diciamo per creare proprio un video, quindi in videocamera, quindi personalmente è un pochino pochino difficile, però mi sono divertita tantissimo. Spero che vi sia piaciuto il look. Vi metto tutti i prodotti nell'info box e mi raccomando, andatemi a seguire su Instagram, mi trovate come lunarossa-88 e mi raccomando, spolliciate e attivate la campanellina per poter ricevere le notifiche di tutti i video che pubblicherò. Spero che vi possano piacere perché il prossimo video saranno proprio dei prodotti finiti. Sto cercando un attimo di accumulare un po' di prodottini e poi ve li farò vedere. Vi mando un grande bacione e alla prossima. Ciao!